Per te, Signore, è facilissimo riconciliarti e riconciliare, perché tu vedi tutto interamente, specie l'uomo. Lo vedi, lo possiedi tutto intero nel suo non essere nato, nel suo nascere, nel suo vivere, nel suo morire e nel suo vivere eterno. L'uomo possiede soltanto una parte di sé, quella passata che non gli interessa, quella presente di cui ha esagerata cura, è quella futura che schiva con la paura dell'ignoto, del mistero. Perché non dovrebbe comportarsi anche con il presente come si comporta con il futuro? Non è anche il presente avvolto di mistero? Un mistero che affascina dovrebbe affascinare, poiché consiste tutto nel credere che Dio è amore per tutti. Questo è un mistero che, se aggredito con costante volontà di credere, si scioglie in luce. Si scioglie in beatitudine molto simile a quella promessa da quell'amore irrequieto e impaziente che vorrebbe far assaporare nel tempo l'eterno ineffabile.